Ripresa lavori. L'attività istituzionale riprende il 7 gennaio con la riunione della prima commissione per l'esame del bilancio di previsione 2013. Martedì 8 si riunisce il Consiglio regionale con l'avvio dell'esame della deliberazione sulle partecipate e la prosecuzione della riforma urbanistica. Nel pomeriggio la seduta straordinaria, richiesta dalle opposizioni sugli sviluppi della vicenda della riscossione dei bolli auto. Venerdì 10 le commissioni permanenti sono convocate per il rinnovo di metà mandato. Mostra Aspetti del Piemonte. Fino al 16 gennaio, nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale, la mostra pittorica Aspetti del Piemonte, realizzata dall'Associazione Amici dell'Arte di Pianezza. I contenuti e le finalità sono state illustrate dal presidente dell'associazione Francesco Gollini. Offrire, attraverso una trentina di opere a tecnica mista, uno sguardo suggestivo sul Piemonte e sulle sue meraviglie. Infoatti. È un modo veloce per essere sempre informati sui disegni e le proposte di legge di deliberazione, su interrogazioni e interpellanze presentate, discusse, approvate. Dal sito www.cr.piemonte.it è sufficiente aprire la tendina Leggi e Banche Dati, cliccare Info Atti del Consiglio ed effettuare la registrazione. Poi si sceglie quali atti seguire, in che arco di tempo e per quale materia. A ogni modifica dell'atto si riceve una mail di notifica di aggiornamento sul nuovo stato dell'iter. Wi-Fi e social media nella pubblica amministrazione. Dopo l'approvazione della legge sul Wi-Fi, prosegue l'apertura delle reti internet libere e senza autenticazione in tutte le sedi regionali. Il Wi-Fi libero è disponibile a Palazzo Lascaris, nel palazzo di Piazza Solferino e negli spazi intorno. Connettersi è molto semplice. Basta selezionare nell'elenco delle reti disponibili Wi-Fi la rete per tutti, accettare le condizioni d'uso e iniziare la navigazione. Visite a Palazzo Lascaris. Lunedì 7 gennaio riprendono le visite guidate alla sede del Consiglio regionale, rivolte alle scuole durante i giorni della settimana e a tutti i cittadini per gruppi da 15 a 30 persone, un sabato al mese alle ore 10. La prenotazione obbligatoria può essere effettuata online compilando la scheda Prenotazione cittadini oppure inviando il modulo tramite fax 011 57 57 425 a settore Comunicazione e Partecipazione, via Alfieri 15 10 121 Torino.